Appena la Lega torna in Parlamento, quale proposta di legge presenterà? Ora la Lega Nord, qua a settembre, quando cominceremo a lavorare, proporremo dei nuovi temi che è ora che finalmente il governo li affronti, che la maggioranza li affronti. No? È da tempo che qui stiamo parlando di un problema che è quello del sovraffollamento delle carceri. Ma qui questo governo, questa maggioranza non ha capito che non è che si dimensionano le carceri a seconda del numero dei carcerati, ma si sta facendo esattamente l'incontrario. Si sta diminuendo il numero di carcerati perché non ci sono carceri. Questo è un errore. È un errore perché chi commette un reato deve scontare la sua pena. E adesso ci troviamo di fronte anche a un altro problema. Un problema che esiste da anni. C'è una percentuale elevatissima dei carcerati che è straniero. E quello che noi proporremo adesso a settembre, e lo proporremo e lo sosterremo con grande forza, è che finalmente l'Italia deve adottare degli accordi con i paesi stranieri affinché queste persone espino la loro pena nel loro paese di origine. In questa maniera eviteremo che circa 23.000 persone eviteremo che siano dentro le nostre carceri a spese dello Stato italiano e che invece vadano a scontare la pena nel loro paese. In questi giorni il ministro Cancellieri propone anche l'amnistia, lei cosa ne pensa? L'amnistia è veramente un provvedimento che fa solo del male, fa del male al nostro paese. Fa del male perché il problema delle carceri anche qui non va risolto mandando la gente a casa direttamente. L'amnistia è un perdono che va delle persone che hanno commesso dei crimini. Se ci troviamo, come ci potremmo trovare di fronte al problema di quando era stato invece applicato l'indulto, di persone che liberate nello spazio di poche ore sono rientrate dentro. Non è l'amnistia un modo di risolvere problemi e non solo, ma crea nei criminali l'idea che in Italia comunque in qualche maniera si esca dal carcere, si possa avere dei benefici. Invece la gente, i criminali, devono capire che chi commette un reato deve scontare la pena e la deve scontare anche duramente perché così è giusto. Così difendiamo le persone oneste e non i criminali.